ci ha convinto il grande impegno non solo compositivo e artistico di Adriano, ma anche quello di riuscire a mettere insieme così tanti musicisti che hanno lavorato tra l'altro ad Argenta. Quindi una doppia valenza, la valenza di essere stato prodotto praticamente ad Argenta e il comune è un piccolo coproduttore di questo progetto e poi appunto questo lavoro che è quasi unico a livello provinciale, se non unico, riuscire a mettere insieme tanti musicisti facendoli lavorare in session separate e poi dopo riuscire a costruire un prodotto articolato. Per quanto riguarda difficoltà, diciamo, tecnica, poche, perché i ragazzi erano comunque tutta gente preparata, quasi tutti professionisti dello strumento e comunque non è stato un grosso problema. Il grosso problema, ripeto, era stato quello di gestire poi tutto il lavoro delle session, perché ognuno di loro aveva i diversi impegni. Ecco. L'importante è comunque essere consapevoli delle proprie forze e comunque di avere sempre degli stimoli per portare avanti. Cioè, logicamente le cose più le fai più dovrebbero diventare più migliori, fra virgolette, però è logico che io sono non contento di più di quello che è venuto fuori. Comunque prende un po' radici, un po' logicamente rock sicuramente, anche perché io ho radici rock, non sono praticamente il jazzista puro, comunque c'è dietro un po' di tutto, fusion, cioè quella branca, no? Di musica che poi il jazz, che poi si dirama in tanti stili, in tante cose diverse, insomma. Sono cambiate tante cose, noi l'abbiamo vissuta probabilmente in modo diverso, c'era anche una possibilità diversa di fruire la musica, c'era molto meno tecnologia, c'era anche molta meno proposta sul mercato, ecco. Oggi non è neanche facile orientarsi nell'enormità di proposte, quindi per un giovane non è neanche subito facile poter scegliere, in qualche modo avvicinarsi. Si è anche molto distratti dalla massa enorme di suoni che girano praticamente.